Atti vandalici alla darsena borghese a Fano, i carabinieri denunciano per furto due giovani del posto. Siccità, le Marche verso la richiesta dello stato di emergenza. Il comitato tecnico ha deciso l'apertura immediata del pozzo del Burano e le autobotti nelle zone montane. Il TAR delle Marche ha respinto il ricorso del comune di Fano sugli immobili di Marotta Nord. Quei beni sono di proprietà del comune di Mondolfo. La pista Zingarini si rifà il look, confermati 2 milioni e mezzo di euro del bando PNRR, fiducioso il sindaco Seri che annuncia la posa della prima pietra entro il secondo semestre del 2023. Una nuova rotatoria a Fenile di Fano, l'assessore Tonelli illustra il progetto grazie a un accordo con la provincia, l'appalto dei lavori entro la fine dell'anno. Presentata la nuova guida di Fano, un volume di 96 pagine che racconta le bellezze e il patrimonio storico della città. Il cast gigante è dedicato a Valentino Rossi, inaugurata in Piazzale D'Annunzio a Pesaro, l'opera dedicata al 9 volte campione del mondo. Eccolo qua! Il casco più grande del mondo, il comune di Pesaro per Valentino Rossi! Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle indagini dei carabinieri sono stati identificati i responsabili degli atti vandalici e dei furti messi a segno alla darsena borghese, a finire nei guai due giovani fanesi. I carabinieri della stazione di Fano hanno denunciato a piede libero due ragazzi del posto, di 18 e 16 anni, per il furto di attrezzatura da pesca e di bordo e per il danneggiamento di quattro imbarcazioni da diporto. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio scorso. A dare l'allarme erano stati i proprietari delle imbarcazioni che la domenica mattina si erano accorti degli atti vandalici. I lucchetti erano rotti, le cassette degli attrezzi erano state rovesciate nell'acqua ed erano stati asportati fumogeni e razzi che fanno parte della dotazione di sicurezza. Ma non solo, mancavano canne per la pesca dei tonni, un ecoscandaglio munito di GPS, un binocolo e due sedute in pelle, danni anche alla manetta di accelerazione del motore di un natante ed alcuni cuscini tagliati e privati delle piume. Dopo la denuncia, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei responsabili partendo dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che avevano immortalato due giovani, uno intento a svuotare un cuscino dalle piume e accendere un fumogeno, l'altro a riprenderlo con il telefonino. Il 18enne è stato subito riconosciuto dai militari grazie alla profonda conoscenza del territorio, mentre le successive attività mirate a identificare la cerchia dei suoi amici ha permesso di rintracciare il complice. Infatti, durante un controllo, le forze dell'ordine li hanno trovati insieme. In quell'occasione il sedicenne aveva parte dell'abbigliamento indossato quella notte. Visti gli elementi raccolti, i militari hanno chiesto con urgenza le perquisizioni a carico dei ragazzi eseguite ieri mattina e all'esito delle quali sono state rinvenute, per poi essere restituite ai legittimi proprietari, l'ecoscandaglio e tre delle quattro canne da pesca asportate, oltre all'abbigliamento utilizzato durante il raid notturno. Ai giovani non è rimasto altro che ammettere le proprie responsabilità. Inoltre hanno riferito ai militari che i fumogeni e i razzi erano stati sparati da loro solo per divertimento. Ora nel processo penale le vittime potranno costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti, che ammontano complessivamente a circa 5.000 euro. Torniamo a parlare della siccità, perché oggi il Comitato di Emergenza Idrica delle Marche ha deciso di aprire il Pozzo del Burano per una portata di 200 litri al secondo a soccorso degli acquedotti di Fano e Pesaro. Inoltre verrà attivato il servizio autobotti per le zone montane dove gli allevamenti segnalano difficoltà per gli abbeveraggi. La situazione è particolarmente difficoltosa nella provincia di Pesaro Urbino, dove gli invasi sono al 20% della loro potenzialità e il fiume Metauro rasenta la secca. Il 2 agosto il Comitato Tecnico Regionale, composto dalla Protezione Civile, dalle prefetture e dagli enti locali, valuterà se richiedere lo stato di emergenza idrica a fronte di una previsione meteo che non si prospetta ottimale. Però a proposito di emergenza idrica, oggi la Protezione Civile delle Marche ha diramato un'allerta gialla per temporali valida per l'intera giornata di domani, mercoledì 27 luglio, in tutta la regione. Le piogge interesseranno in particolare l'entroterra marchigiano. Si prevede un calo termico anche lungo la costa.
E adesso cambiamo argomento perché è arrivata la sentenza del TAR delle Marche in merito alla titolarità della farmacia comunale e alla proprietà degli immobili di Marotta Nord, l'ex scuola di via Damiano Chiesa e i locali di via Ferrari passati con l'unificazione. Il Tribunale ha accolto il ricorso del Comune di Mondolfo e ha respinto quello di Fano, contrario all'assegnazione degli immobili oggetto di contenzioso tra i due enti. Finalmente, ha commentato il sindaco Nicola Barbieri, possiamo tornare a ragionare su progetti che possano valorizzare al meglio questi spazi a favore della comunità, dei giovani e degli anziani. Auspichiamo, ha concluso il sindaco, che il Comune di Fano prenda finalmente atto della situazione ed eviti ulteriori dispendiosi ricorsi che avrebbero come unico risultato quello di tenere ferme strutture preziose per la cittadinanza, aumentando nel contempo solo il degrado delle stesse. Ora ASET deve versare al Comune di Mondolfo i canoni di affitto per la conduzione della farmacia, mentre il Comune di Fano, quelli percepiti dal 1 gennaio 2020 ad oggi, si parla di circa 100.000 euro l'anno, più l'affitto del locale di 7.500 euro l'anno. E intanto a Fano, grazie alla PNRR, sono in arrivo 2,5 milioni di euro per la riqualificazione della pista Zingarini. I lavori, che si dovranno concludere entro gennaio 2026, riguardano il circuito, il tunnel, ma anche la gradinata. Nuova vita per la pista Zingarini. Dopo anni di attesa, l'amministrazione comunale di Fano ha annunciato l'importante intervento di potenziamento e di riqualificazione del circuito grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicato allo sport e all'inclusione sociale. In città, dunque, sono in arrivo 2,5 milioni di euro ai quali il Comune ne aggiungerà 1,5 per realizzare tutti gli interventi previsti. Il progetto è suddiviso in due cluster. Il cluster 1 include la realizzazione di un nuovo rettifilo, in questo caso lungo 106 metri, all'interno del quale verranno incluse più discipline sportive, dalla scherma a quello che è il tiro con l'arco e anche tutte un po' le variabili dell'atletica. Mentre per quanto riguarda il cluster 2 ci siamo candidati e abbiamo anche ottenuto le risorse per riqualificare quello che è la pista ad atletica, che ha un'urgenza di essere rigenerata proprio per permettere anche ai ragazzi di potersi allenare al meglio. Abbiamo dei campioni e oggi proprio Alice è in finale in Slovacchia, per cui per noi è un risultato di estremo vanto. E successivamente l'intervento invece prevede anche la riqualificazione della gradinata. È una riqualificazione sia di carattere energetico, che appunto andrà ad efficientare anche la struttura all'interno con una nuova copertura, ma anche di carattere architetturale di tutte quelle parti, di tutti quei massi che oggi erano cadenti e non permettevano appunto l'usufrutto. Davide, quali sono le tempistiche? I due progetti dovranno essere realizzati in tempi molto stretti. In particolare il bando PNR in questione prevede l'affidamento dei lavori per entrambi i cantieri entro marzo 23, e quindi l'idea appunto di poter mettere la prima pietra e far partire quindi i cantieri nel secondo semestre 2023 è realistica, e l'impegno più importante invece sarà proprio la realizzazione delle opere, che dovrà avvenire entro gennaio 2026 con la chiusura di tutta la rendicontazione e la contabilità di progetto entro il primo semestre dello stesso anno, quindi del 2026. In questo momento siamo in una fase di progettazione verso gli esecutivi per poter arrivare a marzo del prossimo anno pronti a appaltare i lavori. Soddisfatto il sindaco Seri, che ha sottolineato come il Comune, già prima del bando, avesse avviato alcune fasi della progettazione, proprio perché questo intervento è sempre stato ritenuto un investimento strategico sia per l'atletica e per le altre discipline sportive, sia per la città stessa. Abbiamo atteso un po' perché per cercare di cogliere l'opportunità di prendere risorse esterne, non delle nostro bilancio, ci siamo riusciti, ovviamente aggiungeremo anche risorse proprie dell'amministrazione, però sarà un investimento che andrà completamente a trasformare, a valorizzare questa cittadella dello sport, molto bella, apprezzata dai fanesi, ma diventerà anche un punto di riferimento anche nazionale, perché ovviamente la federazione stessa potrà fare dei suoi investimenti e potrà ospitare iniziative importanti. Ed ora ci spostiamo nel quartiere di Fenile perché l'assessore Fabiola Tonelli ha annunciato la realizzazione di una nuova rotatoria nell'incrocio esistente all'altezza del distributore di carburante. I residenti la chiedevano da tanto tempo e oggi, grazie a un accordo in via di conclusione tra il Comune di Fano e la provincia di Pesaro e Urbino, verrà realizzata una rotatoria a Fenile nell'intersezione tra la provinciale 45 e via del Mulino.
Assessore, come è nato questo progetto? Questo progetto è nato grazie alla provincia che ha accolto le nostre richieste della la nostra amministrazione, aveva appunto individuato questo incrocio come molto pericoloso, sono avvenuti anche degli incidenti gravi, ha accolto quindi le nostre richieste di intervento e ha inserito la rotatoria nel piano triennale delle opere pubbliche della provincia appunto. Hanno ottenuto un finanziamento di circa 87.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quindi è nata questa progettazione grazie alla quale realizzeremo appunto una rotatoria. Come vedete alle mie spalle, alla fine della ciclabile Fano Fenile verrà realizzata una rotatoria che quasi esclusivamente rimarrà sul sedime stradale, quindi non andremo ad allargarci rispetto a quello che vediamo oggi nell'incrocio spartitraffico, e allungheremo anche la ciclabile verso il centro commerciale, quindi faremo anche circa 60 metri di protezione a livello pedonale e ciclabile accanto alla strada provinciale. Anche il Comune comunque stanzierà delle risorse? Il Comune comparteciperà nella realizzazione, quindi 87.000 euro la provincia e 138 sarà finanziato dal Comune per un totale di 225.000 euro. Il progetto è stato redatto dall'architetto Mauro Gilli della provincia, ringraziamo anche il dirigente del servizio viabilità e trasporti della provincia, l'ingegner Mario Primavera. L'intervento quindi è stato progettato e verrà realizzato interamente dalla provincia, che ci ha garantito che appalterà entro l'anno. Se riusciamo, inizieremo anche i lavori entro la fine di quest'anno. E sempre in mattinata è stata presentata la nuova guida di Fano curata da una nota casa editrice. Il volume racconta la Fano in fortuna, i monumenti, gli eventi e tutte le località del territorio. Filippo Pucci. Si chiama Fanum Fortunae Fano, la nuova guida turistica presentata questa mattina all'interno della Mediateca Montanari. Il libro, già pronto, sarà disponibile per i cittadini, ma soprattutto per i turisti, in tutte le librerie, edicole, punti yacht e negozi della città che ne faranno ordine. Inoltre sarà a disposizione anche sulle piattaforme di ebook online. Una guida che presenta la nostra città in modo veramente unico e stupendo, partendo da una città che affonda le sue radici nella storia ma che è proiettata verso il futuro, creando un cammino, un itinerario verso il centro storico, parlando delle nostre radici, quindi partendo dalla nostra storia romana per andare su quella malatestiana, raccontando tutti i documenti che compongono questa storia, quindi parlando sia di Vitruvio che dei codici malatestiani, continuando con il racconto delle città d'arte, continuando con i grandi eventi della città che parlano di storia, che parlano di musica, che parlano di letteratura, ovviamente partendo da quel nostro forte DNA che è il Carnevale. La guida parla di Fano e del rapporto con il nostro territorio, partendo con il rapporto con le due grandi città, quindi Pesaro e Urbino, ma parlando anche delle vallate del Metauro e del Cesano, in questa collaborazione, rapporto che si è aperto da 2 anni a questa parte con i 15 comuni dell'entroterra. Quindi veramente una guida che dà la possibilità a chi ne entra in possesso di viaggiare, passeggiare nella nostra città conoscendo tutto ciò che è contenuto all'interno dei principali monumenti e cercando di far portare a casa i turisti tutte quelle suggestioni che servono per capire chi siamo, cos'è la città di Fano e capire bene le nostre bellezze. Per questo devo ringraziare ovviamente la casa editrice Bonecchi che ha voluto realizzare questa guida su nostra richiesta. Ringrazio il Centro Studi Vitruviani e il Centro Studi Malatestiani perché insieme a noi hanno collaborato per la redazione di un documento che è veramente unico e che riporta tutto della città. Un capitolo dedicato anche alla nostra marineria perché, come abbiamo definito con il piano strategico, riteniamo che anche la marineria sia una forte tradizione da raccontare e che possa essere veramente attrattivo per la città. A Pesaro invece è stato inaugurato il casco più grande del mondo dedicato ad una leggenda del motociclismo, Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo. Eccolo qua!
Il casco più grande del mondo, il comune di Pesaro per Valentino Rossi. Tra musica e coriandoli in piazzale D'Annunzio a Pesaro è stato inaugurato un casco gigante per omaggiare la carriera di Valentino Rossi, lo sportivo che ha fatto emozionare milioni di persone in tutto il mondo. Non c'è spazio qui, troppo vicino. Bravi, è entrato, no. Non ci credo. Non ci posso credere! No, cosa ha fatto? Non ci posso credere! Alto 6 metri, largo 4 per 400 kg, l'opera da record è stata realizzata da un'azienda di Riccione grazie ad un'idea di Massimiliano Santini. Bello, 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 mi piace, sì. Bello e... sono sempre stato un grande appassionato di caschi, quindi è una bellissima idea. E abbiamo deciso di fare questa grafica qui, ce ne sono state tante famose, diciamo, durante la mia carriera, però a me questa piace molto. E poi c'è scritto Valentino Rossi dietro, quindi si riconosce che è il mio, ecco. Per l'amministrazione comunale l'installazione artistica potrà diventare un simbolo attrattivo per quanto riguarda il turismo sportivo legato al fenomeno Valentino, ma anche per accogliere tanti curiosi o appassionati. Pesaro è terra di piloti e motori, è la culla della storica Benelli, del Museo Morbidelli e sarà la prima e unica città italiana ad accogliere il Museo Nazionale della Motocicletta. Abbiamo sempre creduto in lui e nel suo immenso talento, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, che ha ricordato l'affetto reciproco tra il 9 volte campione del mondo e il suo territorio. Infatti, ha aggiunto il primo cittadino, quando abbiamo deciso di giocarci la grande sfida della capitale della cultura, Valentino è stato uno dei testimonial principali della nostra candidatura. Sono contento perché per me Pesaro è molto, molto importante, perché mio papà è di Pesaro, poi i miei genitori si sono conosciuti a Pesaro e dopo, vabbè, io sono cresciuto a Tavuglia, ma vengo tante volte qua, mi alleno sempre qua, quindi è la mia seconda casa, quindi sono molto, molto contento che mi abbiano dedicato questo cascone. È bello, bello, mi piace. Il fanese Florindo Piccini ha vinto la gara di barzellette a crepapelle che si è svolta ieri sera alla BCC Arena ai Tre Ponti di Fano. Seconda classificata Antonella Crudeli di Ancona e terzo il pesarese Paolo Talevi. I tre che si sono sfidati insieme ad altri concorrenti davanti a un folto pubblico e a 11 giurati hanno vinto rispettivamente un buono spesa da 300, 200 e 100 euro. E allora sentiamo una barzelletta raccontata dal vincitore. Allora un amico incontra il famoso Pietro e gli dice: Pietro, io ho saputo una cosa, ma perché sei uscito dalla sala operatoria? Perché sei scappato dalla sala operatoria? Ha detto perché? Perché? Perché c'era l'infermiera, ma lì che diceva: non devi aver paura, devi essere sereno, sono cose che facciamo tutti i giorni, devi essere tranquillo. E vedi, insomma, dopo tutti questi discorsi non ti ha dato serenità, non ti sei convinto che ti stava dicendo tutto per il tuo bene. Ma mica parlava Samuel, diceva mal d'utore. Tra poco andrà in onda un approfondimento dedicato alla presentazione della nuova Interquartieri a Fano, a seguire l'integrale della prima giornata della festa della Cresciamata a Tre Ponti di Fano con l'orchestra di Elena Cammarone. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani.